Favorire la parità dei diritti delle donne sui luoghi di lavoro, accompagnarle nelle fasi più delicate della vita, come la gravidanza, difenderle dagli atti di violenza purtroppo sempre più diffusi. E questo è l'impegno costante della Regione Lombardia, affiancato dall'attività di alcuni comuni, come quello di Cologno Monzese, e alcune aziende all'avanguardia, come Janssen Farmaceutici. Se ne è parlato a Milano nel corso di un incontro con la stampa e con la cittadinanza. L'impegno di Regione Lombardia è a 360 gradi. Oggi stiamo sicuramente puntando molto sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita, di famiglia, con i tempi del lavoro, perché una parità dei diritti tra uomini e donne passa sicuramente da qui. Ogni donna deve avere la possibilità di affrancarsi nel mondo del lavoro, ma per questo ci devono essere strumenti messi in campo che glielo consentono, e le istituzioni sono qui proprio per questo. L'impegno di Regione Lombardia è importante, 6 milioni di euro per fare in modo che le partnership pubblico-private si incrementino e si potenzino per dare tutti questi strumenti a vantaggio delle donne, ma non solo, anche degli uomini e più in generale della famiglia. E poi un contrasto generale a tutte quelle che sono le forme di violenza, perché nel momento in cui si parla di parità di diritti dobbiamo parlare anche di rispetto dell'altro e di contrasto alla violenza. Purtroppo ci sono numeri importanti che obbligano le istituzioni a mantenere altissima l'attenzione, e allora tanta formazione, tanta attività sul territorio per fare in modo che la donna riesca a far emergere possibili situazioni di disagio che non sfocino poi in casi di violenza e magari in casi anche più tragici. A Cologno Monzese è ormai attivo dal 2011 uno sportello, il progetto Artemisia, uno sportello di prima accoglienza per le donne in difficoltà, affiancato da una serie di attività formative fatte all'interno delle scuole a partire dalle elementari, proprio perché crediamo che il sostegno alla donna deve andare a tutto campo, sia nelle donne in difficoltà che attività di prevenzione e formazione. Ma Janssen è un'azienda al femminile, vista la presenza importante che abbiamo di donne al nostro interno, 44% su tutta la forza lavoro, il 70% nella ricerca e sviluppo, e addirittura siamo ben al 50% all'interno del mio comitato esecutivo, quindi un'attenzione alla donna in modo particolare con percorsi interni, parliamo di progetti di smart working, ma anche assistenza alla vita personale, tipo progetti in azienda di lavanderia, take away in mensa, calzoleria, check-up aziendali importanti per gli screening che devono essere fatti. Ma questo non significa solo guardare al nostro interno, guardare anche all'esterno, sostenendo iniziative sul territorio che in qualche modo prevengano e aiutino le donne che sono sottoposte a violenza da parte degli uomini. E adesso abbiamo deciso di andare anche all'esterno, portando un po' le storie delle nostre donne, per fare sì che quella cultura che fa parte del patrimonio aziendale possa essere messa a disposizione anche di chi non fa parte dell'azienda, ma che può trarre dei grandi benefici nel tutelare questa figura estremamente importante nella vita di tutti i giorni.